Buongiorno, abbiamo con noi Attilio Epistoglio della ditta Epistoglio. Ci può parlare brevemente della sua azienda, quando avete cominciato, dove opera, in che settori, allora, diciamo quanti che dipendenti? La storia è cominciata 25 anni fa ed è una società che opera nel settore dell'automazione con due importanti marchi che erano uno la BB e la Jeffran nel settore della termoregolazione. Diciamo che quanti dipendenti sono, attualmente siamo una decina. Operiamo in particolare sulle province di Varese, Novara e Nord Milano e diciamo che ci siamo un attimo specializzati nel settore, nel senso che teniamo quei prodotti e gestiamo quei prodotti che normalmente non vengono gestiti dai grossisti di materiale elettrico, e quindi la nostra forza è che abbiamo anche un magazzino abbastanza rifornito e 30 anni che siamo in zona e quindi bene o male ci conoscono. In che cosa la Epistoglio eccelle? Io ho cercato di dare un'impronta per fornitura globale, nel senso che sulla mia zona, che sono le province Varese, Novara e Nord Milanese, il settore principale è quello della plastica. Per cui diciamo che abbiamo messo insieme dei prodotti che vanno dal drive all'inverter, dal termoregolatore, al cavo compensato per alte temperature, al trasduttore di pressione dell'estrusore, a tutti quelli che sono componenti che servono nel settore delle macchine e materie plastiche. Quindi diciamo che se non siamo da un cliente per un prodotto, siamo per un altro, e quindi comunque siamo interpellati quando ci sono richieste che riguardano impianti, macchine e materie plastiche. Diciamo che noi una delle cose importanti è che cerchiamo di avere il più possibile al magazzino, di rispondere velocemente alle richieste d'offerta, nel senso che ci siamo promessi che in 24 ore cerchiamo di fare l'offerta, di seguire bene, di mandare le conferme d'ordine. Sì, ha parzialmente risposto alla terza domanda, che era quale ritiene sia il fattore determinante per il successo della sua azienda, e di fatto c'è una capillarità e c'è una tempestività. Ecco, però diciamo che negli ultimi anni abbiamo cambiato un attimo quello che era, siccome anche da noi il mercato delle materie plastiche, alcune aziende hanno chiuso, hanno avuto problemi eccetera eccetera, ci siamo mossi e abbiamo fatto alcuni contratti, quelli che chiamano di outsourcing, con alcune grosse aziende, nel senso che ci interpellano per forniture globali, nel senso che noi abbiamo gruppo, per fare dei nomi, tante volte Fiat, Whirlpool, Tenaris, gruppo Burgo eccetera eccetera, dove siamo fra i pochi in grado di fornire diversi tipi di prodotti. Allora che cosa vuol dire? Vuol dire che anziché interpellare 10 fornitori, avere 10 offerte, avere 10 bolle di consegna, per la contabilità avere 10 fatture, di trovare quell'azienda che è in grado di mandare una fattura mensile, che il cliente ha un unico pagamento da fare, quindi sono quelle cose che contano. Per finire, che consigli darebbe ad un giovane che si affaccia al mondo del lavoro? Di non aver paura di niente, nel senso che se uno ha buona volontà, ci sa fare, impegno sicuramente, soprattutto nel settore automazione, queste cose qui, il futuro è garantito per me. La ringrazio per la disponibilità, no, grazie mille, arrivederci. Forza.